C'è grande attesa a Battipaglia per i circa 1.300 alunni che torneranno in classe da lunedì 1 ottobre. Dunque, dopo 20 giorni di attesa per gli alunni delle elementari, delle medie dell'Istituto Fiorentino, per i bimbi della scuola dell'infanzia, il cancello si aprirà lunedì. Lo stesso anche per gli alunni delle medie Marconi di via Serrone. Tutto pronto, lo ha promesso la sindaca Cecilia Francese nella trasmissione Linea Comune a Sud TV. E per il 1 ottobre apriranno queste scuole. Vedo che c'è in giro voce, non aprono, aprono. Allora io vorrei dire ai battipagliesi, io non so, ma io mi considero una famiglia in questo paese e penso che tutti quanti dovremmo ragionare come comunità, come una volta lo era, forse eravamo veramente di meno, tenevamo di più al territorio, eravamo un paese in via di espansione, con tanta voglia di fare e io vorrei che si recuperasse questo senso, perché è bruttissimo quando noi incominciamo a sperare che non ce la facciamo con i lavori per dire questi non mantengono le promesse, noi stiamo lavorando per voi, stiamo lavorando per i vostri figli, per i nostri figli, per la sicurezza delle scuole, per quelli che verranno dopo, per quella riqualificazione di quell'ambiente. Quindi veramente si sta lavorando sodo. Ringrazio anche la ditta, una ditta molto seria che sta lavorando lì per la realizzazione, per l'apertura delle Marconi. Io ho visto l'imprenditore a dorso nudo il sabato e la domenica lavorare perché veramente si stanno prendendo a cuore per permettere l'apertura delle scuole il 1 ottobre. E il 1 ottobre si apriranno, insomma, deve succedere proprio qualcosa di non controllabile.